Buongiorno gatta stellina, buongiorno gatta stellina piccola, sei bellissima. E gatto Denver, dov'è gatto Denver? Gatto Denver! Ciao amore mio, buongiorno. Hanno già fatto la pappa i gatti, quindi sono super super sazi e adesso è l'ora del pisolino. L'ora dell'abbiocco post pappa. Amore mio, gatti, mi dai baci? Amore mio, sei tutto bianco e un poco arancione, guarda qua sei un poco arancione sul nasino. Amore mio, devo sempre leccare quando mi metto la crema, basta gatto Demer. Buongiorno ragazzi, sono nella mia postazione trucco, adesso ci trucchiamo assieme. Nel frattempo sto sorseggiando il mio caramel macchiato di Starbucks immancabile. Primer, applico questo di Diego Della Palma che ha un fattore di protezione 50 altissimo. Visto che devo uscire, mi sembra ottimo, lo sappiamo ormai che è importantissimo applicare l'SPF sempre, non solo in estate, non solo quando andiamo al mare. Fondotinta applico quello Dior, questo è il Dior Forever Perfect Cushion. Devo dire che la colorazione di questo fondotinta è perfetta, la durata è perfetta perché la sera è ancora veramente la base è impeccabile. L'unico problemino è che non ha una coprenza altissima, diciamo una coprenza medio-bassa e io preferirei che fosse un pochino più coprente perché le varie cicatrici dei brufoletti non me le copre completamente. Però sto approfittando per utilizzarlo in questo periodo perché non ho particolari brufoli, anzi non ne ho proprio di attivi di brufoli in questo momento, qui domani ovviamente me ne spuntano tre, però sto approfittando, visto che non ho particolari imperfezioni, per utilizzarlo. Correttore uso il Bye Bye Under Eye di IT Cosmetics, questo invece è super super coprente, quindi vado un po' a rimediare quello che non sono riuscita a coprire con il fondotinta. Mi sto preparando per andare da Chanel, ragazzi, ho appuntamento alla boutique tra una ventina di minuti. Purtroppo qui tutto è ancora chiuso, quindi se voglio andare da Chanel devo prendere appuntamento. Voglio andare a vedere, anzi, non vi svelerò in realtà quello che sto andando a vedere perché penso di farvi l'unboxing domani in un altro video vlog. Quindi vediamo, a parte che devo vedere se c'è quello che sto cercando e se c'è nella mia taglia. Non vi dico più di questo, già adesso sapete che non si tratta di una borsa, quindi non vi dico nient'altro, ma appunto, vediamo, vediamo se riesco a trovare quello che cerco. Contouring e blush uso la Cheek Stars Palette di Benefit, uso la Hoola come terra ed il Sugar Bomb come blush. Comunque ragazzi, fatemi sapere come sta andando la situazione per voi in Italia, come state sia naturalmente fisicamente che psicologicamente, come vi sentite, perché li vedo i vostri messaggi che mi scrivete che non è un momento semplice, lo so, e vorrei potervi stare più vicina. Spero che con i miei video riesco a strapparvi un sorriso, a farvi dimenticare tutte le preoccupazioni e i problemi, almeno solo per la durata del video. E spero davvero che tutto questo con i vaccini possa finire al più presto, ragazzi, perché anche per me non è semplice, non voglio mai lamentarmi online, però a volte anche per me non è semplice, quindi cerco di, non lo so, cerco di tirarvi su il morale come posso, perché so che non è un periodo semplice. Qui non ci sono particolari aggiornamenti che vi devo dare sulla situazione perché non è cambiato nulla praticamente dall'ultima conferenza stampa di cui vi avevo parlato. Forse riapriranno le terrazze, quindi praticamente i bar e i ristoranti potranno forse da inizio maggio aprire i tavolini all'esterno e questo è quanto. Non ci sono particolari cambiamenti, adesso il coprifuoco non inizia più alle 9 ma inizia alle 10 e basta, questo è quanto. Per le sopracciglia uso il Cabrow di Benefit, questo è in colorazione 2. Mascara, applico il Maybelline Sky High, sono innamorata di questo mascara, è veramente fantastico. Fatemi sapere se riuscite a trovarlo adesso in Italia, so che non si trovava per un bel po'.
era sold out ovunque, ma penso che abbiano rifornito sia su Look Fantastic che, se non sbaglio, anche su Beauty Bay. Cioè, ragazzi, guardate la differenza. Mascara, no mascara. Cioè, wow! Ok, adesso sulle labbra vado ad applicare una matita. Questa è di Make Up For Ever, è la Aqua Lip numero 3C, dovrebbe essere questa la colorazione. È un nude che su di me è abbastanza scuretto e ultimamente, specialmente quando devo indossare la mascherina, mi piace applicare solo la matita perché sono no transfer e non sbavano. No, in realtà questa è parecchio chiara. Pensavo avesse un effetto un pochino più marroncino su di me, ma è più nude. E voilà, ragazzi, faccio sempre un po' di overlining, vado un po' oltre la linea del mio labbro naturale, soltanto qui sull'arco di Cupido. Fatemi sapere come mi sta secondo voi questa forma. E questo è quanto. Adesso vado semplicemente a fissare il trucco. Utilizzo il Fix Plus L'All Day Hydrating Spray che contiene anche vitamina C di MAC. Pronta per uscire, ragazzi, make-up leggero. Ma d'effetto, let's go! Sono da Chanel, sto provando delle cosine. Volevo farvi intanto vedere, purtroppo non avevano, vabbè, ve lo dico. Stavo cercando un paio di scarpe che purtroppo non avevano nel mio numero più. Cavoli, le ho provate, erano 41, ma mi stavano troppo grandi, però bellissime, le avrei prese sicuro. Però vabbè, comunque sono qui nel camerino. Volevo farvi vedere il camerino che è molto, molto grande e molto, molto bello. Questo è il camerino da Chanel, ragazzi. Ok, ragazzi, sono appena uscita da Chanel. Sono riuscita a fare anche qualche ripresina con il cellulare, ma penso che vi farò un TikTok. E non volevo farvi vedere, però quello che ho preso vi farò vedere appunto domani, penso. Comunque sono molto contenta. Alla fine non ho trovato quello che volevo, ma ho trovato un'altra cosa che mi piace tantissimo. E, che non è una borsa, però vi anticipo. E qui vi faccio vedere anche un po' dall'esterno lo store, visto che è una bellissima giornata e fa caldo. Questo è lo store dall'esterno e questa è Paisley-Hoofdstraat, che sarebbe la via dei negozi, insomma, di lusso. Sto camminando verso casa, ho deciso di fare una passeggiata perché sono venuta giù in Uber, ma farò una passeggiata fino a casa. L'unica cosa che mi dispiace è non aver chiesto un sacchetto monocolore per coprire il sacchetto con la scritta Chanel, perché se sono da sola preferisco sempre non dare troppo nell'occhio, ma stavolta mi sono dimenticata e fa niente. Quindi facciamo una bella passeggiata fino a casa, visto che c'è questo bellissimo sole. Questa è Leitzeplein, in una delle piazze principali, che di solito è strapienissima di gente. Adesso stanno facendo un sacco di lavori in giro per la città, approfittando del fatto che non ci sia nessuno. E questa è Leitzeplein in lockdown, ragazzi. Deserta praticamente. Passeggiando sui canali ed è bellissimo, ragazzi. È veramente meraviglioso. C'è un senso di pace e di tranquillità che è veramente bellissimo. Stradine di Amsterdam, un po' di gente, come potete vedere, c'è. Anche se i negozi continuano ad essere chiusi solo per appuntamento. Quanto sono carine queste vie. Ah, e questo negozietto Joe and the Juice fanno buonissimi, buonissimi frullati. Quasi quasi mi fermo un attimino, prendo qualcosina. Sto scegliendo cosa prendere, ma non è facile perché hanno un sacco di shake frullati buonissimi. Adoro questo posto. Ho preso un frullato con mela, kiwi, fragola e limone ed è buonissimo e mi godo questo panorama stupendo. Tornata a casa, mi sono cambiata, mi sono messa comoda. Questa è una delle felpe di Oceans Apart. Ho tolto tutti i gioielli e qui c'è la busta Chanel, che però lascerò intatta per adesso. Penso che vi farò domani in un altro vlog l'unboxing. Andiamo a vedere che cosa combinano i gatti. Potrebbero anche andare a farsi un giretto in terrazzo i gatti. Gatti! Oh, gatta Stellina! Ciao patatina! Ciao patatina, hai fatto tanta nanna tu, scusami. Tutto il tempo che ero fuori tu hai fatto nanna? E tu pure?
Sei sceso adesso dalla sedia, non siete venuti neanche a salutarmi. Oh, che stiracchiamenti! Bravo patatino mio! Bravo patatino, saluta i tuoi fan che ti vogliono tanto bene, mi chiedono sempre di te. Ciao, miei fans! Io sono la vera star di questo canale, di tutta YouTube! Gatta Stellina che si fa le unghie, brava Gatta Stellina! Brava Gatta Stellino! Brava Gatta Stellino! Patatina. Lei richiama l'attenzione così, prende e va a farsi le unghie. Che brava Gatta Stellina! Sì, amore, sì, gelosetto! Gelosetto! Che non sei altro, gelosetto! Tieni, gatto Denver! Vai, amore mio! Vai, amore mio! Non devo farvi vedere, ho messo i gerani, ragazzi. Ho messo 3 vasi di gerani, ma ha iniziato a nevicare il giorno dopo che li ho messi e si sono tutti, ci hanno preso tantissimo freddo. Io spero che resistano, perché purtroppo tutti i fiori che stavano sbocciando si sono seccati e speriamo che si riprendano. Lo spero davvero, perché ero super super fiera. Vabbè. Volevo approfittare, visto che quando filmo i vlog ho un pochino di tempo in più per parlare con voi. Scusatemi, gatto Denver che piange in sottofondo, ma lui vuole la pappa, solo che non può averla adesso ancora. Comunque, volevo approfittare, appunto del fatto che sto filmando un vlog oggi per parlare un po' con voi, specialmente dopo che ho fatto il video sulle molestie, ragazzi. Ho letto i vostri commenti, voi non potete immaginare la rabbia e la frustrazione che io ho provato, il senso di impotenza che io ho provato leggendo i vostri commenti e tutte le cose che vi sono successe. Mi ha particolarmente colpito. Denver non la smetterà. Mi ha particolarmente colpito. Gatto Denver, sei a dieta. Non puoi far la pappa adesso. La gatta è bravissima. Tu perché piangi? Gatta Stellina è arrivata subito. Ah no, in realtà non viene mica da me, se ne va. Dov'è che vai? Ah no, sei qua, patatina. Una delle cose che mi ha colpito di più, se non la cosa che mi ha colpito di più, è che quello di cui mi sono resa conto, cioè che la maggior parte delle molestie le ho subite tra i 12 e i 17 anni, ho visto che anche per la gran parte di voi è stato così. Quindi questa cosa mi ha fatto arrabbiare terribilmente, ma al di là di questo penso che sia un grosso problema che alcuni uomini hanno se tutte le donne per la maggior parte vengono molestate quando sono minorenni. E poi volevo anche precisare, lo so che la maggior parte, veramente il 99% di commenti sotto quel video siete stati meravigliosi, avete condiviso con me e con gli altri le vostre esperienze, ve ne sono grata. Per un qualche strano motivo, se succede a me, mi dà meno fastidio che vedere che succede a qualcun altro, a ragazze giovani, soprattutto mi ha veramente destabilizzato tantissimo, ma il problema si sapeva che è grave e questa è soltanto un'ulteriore conferma. Volevo però appunto soffermarmi su, vi dicevo prima, il 99% dei commenti sono stati super positivi, però c'è stato un commento che mi ha colpito, per esempio, che penso arrivasse anche da una donna, non ne sono certa, non mi ricordo il nickname. Mi è stato detto: beh, ma quindi che cos'è che ti ha fatto questo signore alla fermata dell'autobus? Ti ha fatto un apprezzamento sulle tue gambe. Sì, questo signore di 65-70 anni ha fatto un apprezzamento sulle gambe di una bambina di 15. Questo non è un complimento, questa è pedofilia, non è solo un complimento, ok? Un anziano di 70 anni che fa apprezzamenti a una bambina di 15 non è normale e non è legale, nel senso che appunto quella persona ha dei problemi. Non andiamo, per favore, nonostante la società ci abbia tanto inculcato sta cosa che sono complimenti, il catcalling sono complimenti, le molestie, se non si arriva proprio alla fisicità, sono complimenti. No, sono sempre molestie. E ripeto, un uomo di quell'età che va a guardare le gambe di una bambina, perché a 15 anni sei una bambina, ha dei problemi seri. E il fatto che alcuni di voi pensino ancora che sia normale quasi mi preoccupa di più rispetto alle persone che queste cose le fanno. Cioè, se voi vedete che un anziano
fa degli apprezzamenti e continua a fissare, mettendo in difficoltà una bambina di 15 anni, dovete intervenire. Non dovete pensare, ah, quello le ha fatto un complimento, è normale. No, non è normale, ok? Perché purtroppo un paio di commenti così li ho visti e no, non è normale. E tra l'altro non mi piace che si venga nella mia sezione dei commenti a cercare di invalidare le molestie che io o altre ragazze o ragazzi abbiamo subito. Ho visto anche che ci sono stati diversi commenti di ragazzi che hanno subito la stessa identica cosa. Vi sento, vi leggo e vi sono vicina. E vorrei potervi abbracciare forte, tutti voi che mi avete scritto, veramente vorrei potervi abbracciare, farvi stare qua con me, proteggervi. È veramente difficile, è un argomento che mi fa imbestialire. E più ci penso, più mi rendo conto che il problema è talmente radicato nella nostra società che viene non solo accettato, ma addirittura viene giustificato e viene detto a me perché ti lamenti che a 15 anni un signore ti ha fatto un complimento, ma rendiamoci conto. E un altro commento che ho visto, che ha ricevuto anche dei like, cosa che mi ha fatto un pochino così, ho visto un commento che diceva ma Nicole, al giorno d'oggi ci sono ragazzine che se ne vanno in giro in minigonna super scollate solo per attirare l'attenzione di uomini, ragazzi, eccetera. Allora, per favore, togliamoci dalla mente il fatto che se una ragazza si mette la minigonna o va in giro scollata, togliamoci dalla mente che questo noi donne lo facciamo per attirare l'attenzione degli altri, ok? Io non mi sono mai messa una minigonna, non mi sono mai messa un vestito scollato per attirare l'attenzione degli altri. Mi sono messa la minigonna o un vestito scollato solo perché ero contenta di come mi stava e mi piacevo, ok? Per favore, specialmente noi donne, togliamoci questo assurdo pensiero che se una donna si veste sexy o con una gonna un po' più corta lo fa per attirare l'attenzione degli uomini. Vi prego, questi non sono discorsi del 2021, ma neanche discorsi del 2000, se devo essere onesta. Sono cose che ritengo inconcepibili. Ragazzine giovani che si mettono la minigonna hanno tutto il diritto di mettersi la minigonna senza venire importunate da uomini, ok? Non è normale. E togliamoci dalla mente il fatto che chi si veste così lo fa per attirare l'attenzione, perché se, neanche se dovessi andare in giro in bikini, se io domani ho voglia di andare in giro in bikini, nessuno deve permettersi in ogni caso di venire ad importunarmi e a molestarmi, a me e a tutte le altre donne e uomini a questo mondo, ok? Sono cose che proprio non riesco a tollerare e per favore togliamoci veramente dalla mente determinati concetti che sono oltre che superati, sono più che superati. Quindi sì, volevo solo chiarire questi punti perché se per quanto mi riguarda non vedo mai tutto o bianco o nero, ci sono sempre sfumature, cerco sempre di vederla da tutti i punti di vista, prendendo sempre in considerazione l'empatia, cercando di immedesimarmi negli altri, ma per quanto riguarda le molestie a donne, anche a ragazzi, a ragazze o ancora peggio a bambine, perché quando si è adolescenti, teenager, si è bambine, qui non esiste la zona grigia, non esistono sfumature, è sbagliato, punto. E appunto, come potete vedere, è un discorso che mi sta molto molto a cuore e vorrei poter essere anche più attiva in questo, a dire il vero. Vorrei poter utilizzare la voce che ho sui social e per proteggervi in qualche modo, per parlare di questo, almeno questo penso che serva a parlarne. E vorrei anche incoraggiare tutte le ragazze e i ragazzi che mi hanno scritto in privato. Non ne volete parlare con nessuno, vi capisco, però la cosa migliore è sfogarvi se trovate la persona giusta, quindi può essere un genitore, può essere un amico, però è giusto parlarne, è giusto, anche perché una volta che ne parli ti rendi conto che non sei da solo, anzi basta leggere la sezione dei commenti sotto al video per rendervi conto che è una cosa che succede a
praticamente quasi a tutte le ragazze e a molti ragazzi. Chiudiamo qui adesso questa parentesi. Ho visto che mi chiedete in tantissimi di fare più vlog, ragazzi. Io in realtà mi sto appassionando di nuovo al make up, quindi sto facendo un sacco di video più make up e mi chiedete i vlog. Ragazzi, cerco di spaziare un po' tra le varie categorie, cerco di fare un po' di tutto, un po' di borse, scarpe, un po' di make up, un po' di vlog, un po' di gatti. Gatta Stellina? Sì. Che vuoi? Che vuoi? Da Stellina? No, vabbè, ragazzi, appena finito di grandinare, cioè, rendiamoci conto, guardate che roba. Per parlare del tempo pazzo qui, che ancora fa freddissimo, però ha grandinato, ma c'è tipo il sole, praticamente. Mio Dio. Io e Denver stiamo giocando. Mi fa morire quando fa gli agguati, oddio. Che bravo, gatto Denver, sei un cacciatore nato. Gatta Stellina che se ne va, come al solito, poi si nasconde sotto al divano. E gli fa gli agguati. Che bravo, gatto Denver, che bravo. Di nuovo. No, vabbè. Gatto Denver in natura non resiste, cioè mezz'ora non resiste. Dove, ma dove sei andato, gatto Denver? Cioè, ma veramente non resisti mezz'ora tu? Che bravo, gatto Denver. Che bravo! Sì, gatto Denver, la porta lì è aperta perché devo mettermi a fare lavatrici. Gatto Denver! Gatto Denver! Poi se lo porta sotto il divano. Sculetta, è fantastico. Di nuovo sotto al divano. Poi io a volte provo a giocare anche con gatta Stellina, però lei non è particolarmente interessata, cioè minimamente. Guarda, guarda, ma ecco, gatta Stellina, cioè scusami, non è che hai paura del giochino? Forse gatta Stellina potrebbe essere un pochino interessata. Non tantissimo. Ciao. Ciao, mi hai stufato. Umana. Ok, non guardate il casino che c'è qua, ma devo assolutamente fare il bucato, quindi azionerò una lavatrice, poi asciugatrice, poi azionerò un'altra lavatrice e qualcosina riuscirò a lavare nel frattempo anche nel secondo cestello. Stona particolarmente la busta Chanel con tutto sto casino, comunque questa è la situazione attuale, ragazzi, e la lavatrice è già piena. Non vi dico altro. Mini unboxing per voi, perché mi sono arrivate nel frattempo delle cosine da It Cosmetics che ho tolto solo dalla box di cartone. E vediamo, sono dei prodotti skincare. Sì, sono tutti prodotti per la skincare. Vediamoli assieme. C'è la Confidence in an Eye Cream. Questa è un'ottima crema per il contorno occhi. Tra l'altro ho finito il secondo vasetto di questa crema non tanto tempo fa e appunto mi è piaciuta molto. Idrata bene, illumina il contorno occhi. Si può utilizzare anche come base sotto il trucco. E poi all'interno della box c'era anche un campioncino della stessa crema, ma però molto utile se dobbiamo viaggiare senza dover portare il pot grande. Poi c'è il Confidence in a Cleanser, sto già utilizzando questo detergente, questo è un detergente per il viso, è molto delicato, adatto a tutti i tipi di pelle, io però ho la confezione più piccolina e adesso ho anche la confezione grande perché mi piace molto, sono molto delicati questi prodotti, sono d'accordo che vadano bene su tutti i tipi di pelle perché appunto la mia è super sensibile e non mi danno alcun tipo di reazione, niente di niente. E
poi c'è la Confidence in a Gel Lotion. Questo prodotto invece non lo conosco ed è una lozione idratante in gel, 72 ore di idratazione. Wow, molto curiosa di provare, mi trovo veramente molto bene con i prodotti per la skincare di It Cosmetics, anche con il make up, ma i prodotti per la skincare devo dire mi hanno stupita. È ottimo che sia oil free, se avete la pelle mista, grassa, è sempre meglio appunto usare una formulazione oil free. Quindi grazie It Cosmetics per questi super prodotti. Nel frattempo ho caricato anche due lavatrici, amo avere il doppio cestello, questa è veramente la lavatrice migliore al mondo. Nel frattempo qui c'è ancora il disastro, ma facciamo finta di niente. Ora di cena facciamo un mini come non cucinare con Nicole, ragazzi. Tutta la scorsa settimana ogni sera ho ordinato la cena, quindi oggi cucino io, cucino tra virgolette, perché faremo veramente due stupidaggini. Quando sono in cucina tu arrivi subito, vero gatto Denver? Subito. Di corsa. Comunque farò appunto niente di che, farò questi hamburger di merluzzo, mi piacciono un sacco, infatti li mangio sempre, e poi faccio le patate lesse che condirò solo con un po' d'olio d'oliva, prezzemolo, quindi molto easy. Ok, la situazione nel frattempo che sto cucinando, sto anche mettendo un po' a posto qua, la situazione è nettamente migliorata, sotto controllo, e ho caricato la seconda lavatrice e la seconda asciugatrice. Qua nel frattempo le patate mi sembrano pronte perché riesco ad infilzarle tranquillamente con il coltello, ma per sicurezza le lascio sempre qualche minuto in più piuttosto. Nel frattempo prepariamo gli hamburger. Uso ancora questo spray al posto dell'olio d'oliva, cioè che in realtà è olio d'oliva ma non è extravergine, ma non impazzisco, diciamo che non vedo l'ora di finirlo, però è un'esperienza da provare l'olio spray. La mia cenetta è pronta da bere, come sempre Coca Zero rigorosamente, e ovviamente anche cannuccia per non macchiare i denti con la caffeina, e penso che guarderò la prima puntata di questa miniserie che si chiama Un colpo fatto ad arte, la grande rapina al museo, che sembra interessante, quindi buon appetito. Gnam. Come potete vedere, quando Gatta Stellina ha voglia di coccole lei viene e si prende le coccole. Ciao Gatta Stellina, ciao. Oh, fa le fusa fortissimo. Ah? Hai le fusa super forti? Vi do i baci, vi do i baci. Anche a voi do i baci. Tanti baci. È arrivata l'ora di struccarsi e poi mi metterò a lavorare al computer perché devo rispondere a diverse email e montare questo video, se Gatta Stellina me lo permetterà. Quindi vi do la buonanotte adesso, mia family, un bacio grandissimo, fatemi sapere davvero nei commenti come state, so che è un periodo difficile e ci tengo a almeno starvi un po' vicino, almeno raccontatemi come state, che so che anche solo parlarne aiuta a volte, quindi bacio grande grande, vi abbraccio, venite qua, io e Gatta Stellina assieme oggi, abbraccio tutti assieme, Gatta Stellina, abbraccio forte 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 forte. E noi ci vediamo domani, sempre puntuali, 17:30, ciao.